Siamo qui per presentare questa manifestazione che si tiene a Matera oggi e domani, l'1 e il 2 di novembre. È una gara di scherma di un rilievo nazionale che quindi porta Matera come nome anche oltre la nostra regione, come ambasciatore quindi dello sport e della regione Basilicata al di fuori dei nostri confini strettamente regionali. E abbiamo avuto oggi un discreto riscontro di partecipanti. Oggi attualmente sono circa 100 gli iscritti e lo stesso numero si prevede per la gara di domani. Siamo davvero contenti di aver iniziato questa manifestazione che speriamo di riproporre anche negli anni a venire con maggiore riscontro e sempre diffusione maggiore della scherma materana e di Matera a livello nazionale. Siamo orgogliosi di aver avuto in questo l'appoggio della Regione Basilicata che ha sponsorizzato questa manifestazione, dando modo anche appunto di far conoscere non solo Matera ma la nostra regione al di fuori dei nostri confini. Peraltro durante la gara verrà distribuito a tutti gli atleti una busta, possiamo vedere anche questo che è stato offerto appunto dalla Regione Basilicata proprio per promuovere la nostra regione. All'interno c'è materiale informativo, quindi dei plan di iniziative turistiche, quindi cartine di Matera, in modo che la gente possa avvicinarsi a questa splendida città che merita un palcoscenico adeguato per questo tipo di manifestazione. La scherma della nostra regione sta avendo uno sviluppo ulteriore oltre a quello che era sempre storicamente prodotto ancora quest'anno, e quindi ha perso completamente quel carattere elitario di svariate decine di anni fa per diventare uno sport che raccoglie sempre più consensi tra i giovani e i giovanissimi. E in questo contesto si posiziona questa grossa manifestazione che il circolo schermistico ha fortemente voluto e credo anche molto ben organizzato nella nostra città. La regione Basilicata, per quanto sia una regione piccola, in verità produce dei campioni nazionali ed è nella città di Matera una presenza che ha oltre 50 anni, anzi medaglia d'argento al merito sportivo e c'è in iter anche la medaglia d'oro per i suoi 50 anni. La novità è che cerchiamo di agganciare questa manifestazione che raccoglie le adesioni dell'Italia meridionale anche a questo sviluppo, questa conoscenza turistica della nostra città, del territorio, e quindi fare in maniera tale che ci sia una sintesi organica tra le due cose, portare le famiglie che normalmente accompagnano i ragazzi, in questo caso dai 14 anni in su, anche a una conoscenza più larga del posto dove si organizzano i nostri tornei. Speriamo di essere sempre più centrali nell'Italia meridionale nell'organizzazione e nella presenza dei nostri atleti in posizioni centrali a livello nazionale.